Era l'ora tormentosa degli spiaggiatori, di chi va sinché è giorno, riva al mare e venendo notte comincia a cercarsi con gli occhi un posto, una barca, un nascondiglio dove fermarsi e aspettare il nuovo sorgere del sole. Per questo, forse, la prima di quelle visioni, anche se quella più di testa, si partiva dal vecchio canna da stendere che alla posa, al luogo, all'ora, gli ricordava lo spiaggiatore grifonesco. Proprio in questo salone, proprio da questa città, questo luogo straordinario, è partita un'avventura che era impensabile, quella di costruire una grande Europa. Eppure si passava dalla guerra, dai nazionalismi che ancora oggi sono troppo forti e sono spesso causa di guerre. Ma guarda, scientificamente, ormai le idee sono sempre più chiare. Noi nasciamo tutti da una negretta che stava in Etiopia. Siamo tutti negri, no? Sind kurzatmig in allem. Das hat etwas mit der Entwicklung unserer Kultur zu tun. Mi sembra che mentre tutto si disfa e cerchiamo di ricrearlo in dimensioni più grandi, mentre poi è tutto, no? Lo Stato-nazione è finito, l'Italia è in quello che è, ognuno, cioè siamo tutti dispersi. Contro l'Europa del capitale! Lotta di classe, potere popolare! Per cui consentite anche a me di esprimermi con un linguaggio che viene dal cuore. Il cuore di una persona che è profondamente convinta della dimensione europea e che vede con grande preoccupazione oggi l'idea di Europa che si sta disperdendo a causa delle responsabilità, in primo luogo, di noi politici e della politica. Ma chi decide non decide per la società, ma decide per le élite. Orcinus Sorca è anche una grande parabola sull'orrore del potere. È un libro straordinario che dovrebbe essere straletto e straconosciuto. Non c'è neanche dubbio per me. Però non lo è perché la gente ha paura di questa lingua complessa. Il problema nostro, secondo me, è che siamo abituati a leggere troppi romanzi americanoidi, no? Anche i film, tutti devi. Hai quell'immaginario, quindi è normale che tipo un altro immaginario ti confondi. Gli sfuggono certe cose. In Orcinus Sorca c'è l'etica, che è universale. Se penso a romanzi universali come Cent'anni di solitudine, altri, secondo me andrebbe letto. Orcinus Sorca andrebbe letto e tradotto. Però è difficile la traduzione. Che siano questi i mostri Scilla Caridi reinterpretati in chiave contemporanea? L'Europa è in un momento di grande crisi perché l'idea di fare l'Europa soltanto attorno al progetto della moneta unica e attorno a un progetto di moneta che stava dentro quelle logiche del mercato, tutte centrate sull'idea di massimizzazione del profitto, è miseramente fallita. È miseramente fallita nelle sempre più estese fasce di popolazione escluse già all'interno del. Oggi a Messina, purtroppo sono messinese, devo dire questo, si vive molto
molto male, perché non c'è lavoro, non funziona niente, non funzionano i pullman, non funziona, non c'è niente, siamo pieni di spazzatura, non funziona niente, attualmente proprio in un periodo così critico tutte queste cose qua. Senti i giovani, quelli che studiano, se ne vanno alla stragrande maggioranza, laureato, centinaia di cose, se rimangono qua, fanno la fame, la lavoro, oppure lavorano, se la trovano, presso un commercialista, non so, sottopagati, se no stiamo prendendo una valigia, andate con altri dare o al messo. E qui arriviamo a un punto molto importante. Lei ha citato anche i sindacati, citava prima i partiti. In realtà che cosa sta accadendo, o comunque in parte già accaduto? Che di fronte alla crisi, coloro che avevano una posizione sociale ed economica di relativa sicurezza, come dire, in qualche modo ha rinserrato le fila.